Ciao ragazzi, buongiorno. Allora, ho cambiato un attimo modo in cui registrare perché sono un pochino più comodo. Oggi volevo farvi vedere una cosa un pochino più light. In realtà andremo a toccare un tasto un pochino particolare riguardo a una tecnica osteopatica. Dopo vi spiego meglio. Intanto, vabbè, la barba avanti incolta, ma tanto siamo in quarantena, non dobbiamo uscire. Facciamo prima di partire spiegandovi una cosa su questa tecnica che non vi anticipo, ve lo spiego dopo così almeno guardate tutto il video. Vi faccio una breve introduzione su alcuni libri che secondo me sono stati ottimi per il mio percorso osteopatico. Poi parliamo anche di un'altra cosa perché ho avuto delle critiche riguardo a come ho spiegato determinate cose, o più per come le ho spiegate, dei concetti che ho portato nei video. Secondo me certe cose purtroppo si devono dire così, non si può arrivare a una verità assoluta, non esiste una verità assoluta in certe cose, o almeno esiste, ma non abbiamo ancora né i metodi né tantomeno, la qualità degli studi, mi riferisco a quelli già fatti, che ci possono far capire qual è la verità dietro una determinata tecnica piuttosto che un determinato approccio. Vi anticipo solo una cosa, io cerco di valutare il paziente secondo tutto quello che c'è di scientifico, però non metto una mano avanti dicendo tutto il resto non vale niente, assolutamente no, ci sono delle pratiche che non riusciamo ancora a spiegare, io stesso ho visto come funzionano certe cose attraverso l'accostamento a degli osteopati di un certo genere e ho visto le cose funzionare immediatamente. Quindi va bene un po' l'effetto placebo, ma quando lo vedi funzionare sugli animali, già la cosa comincia a cambiare. E per di più ci sono comunque delle spiegazioni e delle teorie scientifiche interessanti, perlomeno. Allora, tornando un attimo ai libri, un libro che secondo me è ottimo è questo, si chiama Meridiani Miofasciali, Thomas Meyer. Secondo me è uno dei libri migliori per imparare il sistema miofasciale. Perché? Prima di tutto Myers è un anatomista, prima di tutto Myers è un non so se è un medico piuttosto che un biologo, piuttosto che non so bene quale sia la sua professione, però è uno che taglia cadaveri, che ha selezionato le fasce non partendo da un'idea teorica, ma da un'idea pratica. Anche qui non c'è una verità assoluta, perché in realtà i treni fasciali, come li chiama lui, non sono così come li descrive e basta, ma sono delle vie fasciali che lui ha selezionato, ok? Che lui ha tagliato, che lui ha descritto come superficiali o profonde, ma il corpo funziona tutto insieme. Il tessuto connettivo è stato selezionato in questo modo per far capire quanto il corpo sia una struttura di tensegrità. Quindi che funzioni insieme alle ossa come organi di sostegno, ai visceri come organi pressori, eccetera, eccetera, eccetera. Quindi i treni fasciali di Thomas Meyer sono molto interessanti perché ci danno un'idea veloce e molto pratica di quelle che possono essere le connessioni a lungo raggio. Lui li chiama meridiani miofasciali, ma non c'entrano nulla con i meridiani di agopuntura di medicina cinese, sono un'altra cosa, anche se devo dirvi che alcuni si sovrappongono, perlomeno si sovrappongono in quelle che sono i meridiani miofasciali, che sono però canali energetici. Ci sono cose interessanti anche lì. Altro libro molto molto interessante, secondo me, questo no, ve lo faccio vedere un'altra volta. Secondo me fantastico per quello che riguarda invece il lavoro osteopatico. Qui trovate una marea di ricerche scientifiche, quindi anticipo. Chiunque voglia rompere i coglioni perché le ricerche scientifiche non sono accreditate in riviste specializzate mediche, piuttosto che le ricerche sono vaghe, alcune sì, ci possono stare, altre no, non me le venite a fare a me queste domande, perché io leggo, cerco di elaborare, sperimento, io sono un clinico, non sono una persona che fa studi, ok? Quindi io sto in studio, io sperimento, guardo cosa succede, certe cose le tengo, certe cose no. Quindi non venite a dirmi a me, però le ricerche scientifiche, bibobà, io tutto quello che vi dico è perché l'ho letto e studiato con delle ricerche al seguito. Non vi do delle nozioni che
non esistono. Se vi dico qualcosa per conto mio, è per conto mio, perché ho una palpazione diversa da altri, perché ho un cervello che ha funzionato, ha messo insieme delle nozioni e quindi ho il mio ragionamento. Il ragionamento clinico osteopatico. Questo qui secondo me è un libro fantastico perché riporta l'osteopata quello che dovrebbe fare, cioè cercare di curare il paziente e non il problema, andando a lavorare su diversi aspetti. Il papà di questo libro, se non mi ricordo male a livello temporale, è il libro sui 5 modelli osteopatici. Allora, 5 modelli osteopatici. E il ragionamento osteopatico, tra l'altro lo stesso editore, ci sono di mezzo sia Christian Lunghi Paolo Tozzi nel libro dei 5 modelli osteopatici, sono secondo me due autori fantastici dal punto di vista del quadro complessivo osteopatico. Non ho mai avuto a che fare con loro, mi piacerebbe, ma di fatto mettono insieme delle idee, mettono insieme un ragionamento clinico che è veramente soddisfacente anche dal punto di vista dei ragionamenti che si possono fare nelle varie sfere. I 5 modelli osteopatici secondo me è un libro geniale che divide il lavoro osteopatico, la visione osteopatica, la possibilità di inserire il paziente all'interno di un quadro più specifico, però ci fa sempre ricordare che tutti i pazienti devono essere trattati avendo ben chiare tutte le varie possibilità di trattamento e di valutazione. Quindi non possiamo prendere come riferimento io sono un osteopata strutturalista, quindi da me vieni, io ti guardo le asimmetrie, guardo dove c'è un blocco meccanico, manipolo e basta. Non stai facendo l'osteopata, stai facendo un altro lavoro. L'osteopatia, secondo me, è quella che viene descritta in questi due libri qua. Sono due libri difficili, quindi chiunque abbia voglia di comprarli e stare dietro a leggerli, a capirli, non deve essere un neofita, perché fate veramente fatica. Quindi, se siete degli studenti in formazione, vi consiglio di comprarli, di leggerli, cominciare a farvi un'idea, sperimentate, trattate, concludete i vostri studi, rileggetelo un'altra volta, perché ci sono delle cose molto molto fini. Tante cose non si riescono a capire perché purtroppo in alcune scuole non si insegnano determinate tecniche, se ne insegnano delle altre, e quindi purtroppo queste cose mancano se poi non si fa un corso specialistico su una tecnica precisa. Però di fatto è fruibile e chi ha in testa il funzionamento di alcune tecniche poi ci arriva anche in altri modi. Questo no, ve lo faccio vedere un'altra volta. Un altro libro che ho appena finito di leggere invece e che secondo me è fantastico dal punto di vista delle ricerche scientifiche, della quantità di materiale, di come è spiegato, forse un po' ripetitivo perché ci sono tante volte spiegazioni di autori diversi della stessa cosa, e la anatomia è anatomia, non c'è un cazzo da fare. Il sistema fasciale in ambito osteopatico, sempre a cura di Christian Lunghi, sempre uno degli scrittori Paolo Tozzi, secondo me fantastici. Se comprate i libri di questi due andate sul sicuro, è un libro veramente fatto bene. Si parte dalla teoria, si arriva alla pratica. Ovviamente la parte pratica non può essere soddisfacente a pieno perché purtroppo è un libro, quindi dovremmo fare un corso per avere a che fare con la visione e le piccolezze di differenze per come si usano le tecniche, per come si mettono in atto da autore a autore. Quindi questi tre libri, secondo me, 3-4 libri sono libri fantastici. Il più facile è quello di Thomas Myers, parla delle catene miofasciali. Questi libri, questi ultimi tre, l'ultimo parla di fasce, sì, ma sempre in un ambito globale osteopatico. Volevo parlare brevemente di una tecnica. Perché? Perché rileggendola sul libro Il sistema fasciale, effettivamente ho trovato una spiegazione, diciamo così, scientifica. Infatti adesso vi leggo due o tre cosette così non mi sbaglio, ve le leggo precise. Chi vuole va a informarsi, vi lascio, vi metto qui di fianco una foto con i riferimenti delle ricerche scientifiche, chi vuole se le va a vedere. Però di fatto mi spiega esattamente quello che negli anni ho maturato io come pensiero riguardo alle BLT. Ok, quando io facevo osteopatia, le BLT venivano spacciate come tecniche di una potenza disumana, tecniche segrete, nessuno capiva come si potevano fare queste BLT. Per BLT si intende come bilanciamento legamentoso, quindi sono tecniche di bilanciamento. Quindi all'interno dei legamenti ci sono tutta una serie di recettori che ci sono anche in altre strutture, anche nella fascia, abbiamo recettori anche nei tendini, anche nei muscoli.
ma nei legamenti ci sono una grossa mole di recettori che riesce a comunicare tramite il sistema nervoso al midollo spinale o al sistema centrale, quindi risalendo fino alla parte del cervello, piuttosto che la corteccia, eccetera, avere un feedback quindi di ritorno immediato, costante, per mantenere coordinate quindi tutte queste strutture, legamenti, muscoli, tendini, capsule articolari, fasce, quindi il sistema è complesso ed è grande. Quindi inizialmente sono state etichettate come BLT, tecniche di bilanciamento legamentoso, ma sono tecniche che secondo la letteratura erano già state descritte da Steele, quindi il fondatore dell'osteopatia, come tecniche di, se non sbaglio, bilanciamento fasciale. Quindi in realtà, se chi incomincia a utilizzare queste tecniche, che sono un po' complicate, adesso ve le spiego brevemente, capisce che la tecnica è identica per quanto riguarda una fascia, per quanto riguarda il bilanciamento del legamento, per quanto riguarda il bilanciamento dei liquidi, per quanto riguarda il bilanciamento di una fascia muscolare, quindi un complesso miofasciale, ok? Quindi che cosa è che cambia? In realtà non lo so, non lo sa nessuno, però queste tecniche sono adatte a un sacco di problematiche. Ricordate che non bisogna fare una tecnica BLT per un problema al legamento. No, a noi interessa fare una tecnica, una BLT, ok? Nel momento in cui troviamo una non corretta mobilità in un'area, perché la tecnica sfrutta determinati ritmi autonomi, anche qui ci sono, non ci sono, se lo inventa il terapista. Nel mio caso io riesco a percepirli e vedo gli effetti, e io sono convinto che i ritmi profondi interni ci siano, ok? Di fatto, quando noi riusciamo a creare una buona tecnica di BLT, riusciamo a rilasciare i tessuti, diamo un input al sistema nervoso autonomo, probabilmente favoriamo l'attività del sistema parasimpatico, miglioriamo il drenaggio dell'aria, quindi diminuiscono le frizioni, la tensione, la densità della fascia, e quindi migliora il ritmo interstiziale all'interno della fascia, migliora il microcircolo capillare, quindi arterioso, venoso, ma anche linfatico, ed è per questo che abbiamo, grazie a tecniche che sono di una semplicità e di una dolcezza incredibile, un grosso miglioramento di quello che è il drenaggio microcircolatorio, il drenaggio di un arto, magari una caviglia che è gonfia, piuttosto che il miglioramento di condizioni tensili di alcune cicatrici, interventi, eccetera, eccetera. Bene, la BLT è molto semplice come tecnica ed è molto complicata in realtà da fare. Sostanzialmente bisogna prendere contatto molto gentilmente con l'area. Alcuni autori dicono di creare una piccola compressione o una piccola distrazione di due capi articolari. Ricordate, bilanciamento legamentoso, capsulare, quindi noi dobbiamo prendere due ossa, ok, per poter lavorare in tutto quella parte legamentosa capsulare che le lega insieme. Si possono fare tra vertebra e vertebra, tra una tibia e un perone, tra una tibia e un femore, eccetera eccetera. Dando compressione o dando una distrazione andiamo a cambiare quelle che sono le componenti tensili a livello della capsula dei legamenti, quindi mettiamo in moto, ok, se lo facciamo dolcemente, un disimpegno di questi legamenti nella loro tensione. Immaginiamo aver preso una distorsione di ginocchio, mettiamo una mano sulla tibia, una mano sotto al femore, io le metto contrapposte perché sento meglio, perché me l'hanno insegnata così in realtà, e mi hanno insegnato varie tecniche e questa la sento meglio. Paziente prono, una mano sulla tibia e una mano sotto il femore. La mia concentrazione deve essere neutra, cioè vuol dire che io non devo andare a pensare a che cazzo succede lì sotto. No, non serve, ci si frega. Bisogna cercare di essere neutri e aspettare, perché i movimenti superficiali non sono quelli che ci interessano, ok? Noi non interessa sentire il movimento globale del tessuto fasciale o dei liquidi, no. A noi interessa sentire un movimento profondo. Che cos'è? Io dopo vi do un po' di ricerche. Guardatevele voi. Io non lo so che cos'è, però di fatto funzionano. Quindi, una volta che noi abbiamo messo compressione o distrazione, andiamo ad aspettare. Cerchiamo di essere neutri. Quindi non andiamo a cercare un ritmo. Stiamo lì.
una volta che il ritmo comincia a presentarsi sotto le mani, di solito è un ritmo che va in una direzione precisa, perché se c'è un problema, una tensione a livello di fasce, legamenti, eccetera, ci sarà un vettore disfunzionale. Se invece non c'è una disfunzione, sentiremo un movimento che va e che viene con una certa ampiezza, una certa velocità. Mettiamo che troviamo una trazione che ci porta a ruotare il ginocchio verso l'interno. Quello che dobbiamo fare è seguire questo movimento cercando di stare neutri e concentrati. Il movimento è molto piccolo perché parliamo di tessuti che devono essere ribilanciati. Non dobbiamo né strecciarli né comprimerli. No, l'inizio del movimento della tecnica è solo un aiuto che diamo al tessuto per disimpegnarsi. Una volta che troviamo la direzione, seguiamo nelle varie piccole direzioni, dovremmo arrivare a un punto neutro, cioè un punto dove c'è la minor tensione possibile a livello di questi legamenti e capsule. A quel punto dobbiamo stare lì e aspettare che ci sia un reset automatico dell'area. Sembrano cose difficilissime, impossibili, ma cazzo, lo sentite bene. Se siete accorti nella tecnica, se siete neutri, se siete critici con voi stessi, lo sentite. Una volta che si rilascia, le sensazioni sono calore sotto le mani, microcircolo che aumenta, un rilassamento dei tessuti come se si sciogliesse il tessuto, un aumento del movimento perché c'è un ritorno del movimento. Allora, solo a quel punto lì, non quando si ferma tutto, ma solo quando riparte il movimento, la tecnica è conclusa. Allora, a quel punto lì, quello che dobbiamo fare è ritestare, perché se noi dobbiamo essere critici, facciamo una tecnica, non sappiamo perché, per come sta funzionando, ma noi vogliamo essere critici sul funzionamento, perfetto. Allora, ritestiamo l'articolazione. Prima avevamo un grado di rotazione della tibia sul femore con femore tibia a 90 gradi di tot gradi, andiamo a vedere, magari non c'era una rotazione esterna, c'era solo una rotazione interna, andiamo a rivedere la rotazione esterna, se funziona, la tecnica ha funzionato. Ma forse effetto placebo, ma che cazzo di effetto placebo volete che ci sia? Se io ho migliorato una quantità di movimento, la mia tecnica ha funzionato. Poi, è stato il calore delle mie mani, è stata la magia, è stata l'acqua santa che gli ho versato prima sul paziente, a me non frega niente, io sono un clinico, faccio la parte clinica, basta. Quindi, per me funziona, i ritmi sono palpabili, bisogna essere un pochino accorti e avere esperienza, quindi provate, l'esperienza ve la fate provando. All'inizio non lo sentirete, sentirete altri ritmi, magari non sentirete proprio niente, farete delle tecniche meccaniche, nel tempo progredirete e farete anche queste tecniche qua. Comunque, tecniche di bilanciamento legamentoso, in realtà bilanciate tutto, perché no, siete sui legamenti, state bilanciando i legamenti, ma sì, sicuramente anche loro, però perché non bilancio le fasce? Chi me lo dice? Chi è che mi dice che non sto migliorando, cioè in realtà non è che sto lavorando sui liquidi, sui fluidi corporei, no, io sto lavorando su delle strutture che hanno un certo tipo di tensione, che comunicano col sistema nervoso, quindi a livello di 5 modelli osteopatici potremmo integrare questa tecnica in un sistema biomeccanico, sì, ma anche in un sistema neurologico, perché noi stiamo lavorando con un feedback neurologico, ma stiamo lavorando anche con un feedback microcircolatorio, perché andando a migliorare la mobilità delle fasce aumentiamo quello che è il circolo il microcircolo sanguigno, ma stiamo anche cercando drenando, quindi possiamo anche inglobare la BLT in un quadro di tecnica, in un modello vascolare. È complicata la cosa, ma è sempre un lavoro all'unisono, un lavoro che cerca di comprendere più modelli. Ovviamente quello biopsicosociale non c'è, perché dovete stare zitti e dovete essere concentrati e quindi non potete dare un feedback al paziente in quel momento lì. Quello che volevo leggervi di questo libro sono due o tre cosette molto interessanti. Vi leggo direttamente quello che scrive l'autore. Il BLT ha lo scopo di ripristinare l'equilibrio tensivo e funzionale, cercando e mantenendo un punto di tensione bilanciato all'interno del tessuto interessato. Ok, quindi dobbiamo cercare il punto di bilanciamento. Come? Seguendo la linea, seguendo la tensione che i tessuti hanno, quindi andando a favorire quella che è la loro tensione interna, ok, una tecnica di esagerazione, proprio per cercare il punto di equilibrio, il punto dove non c'è più tensione, dal quale la forza intrinseca del corpo possa trovare la sua via per la correzione. Quindi, noi cosa facciamo? Cerchiamo solo di disattivare una tensione anomala per cercare di dare sfogo all'autocorrezione corporea.
A quanto pare questo approccio, anche noto come strain articolare legamentoso, fu sviluppato da Steele, fondatore dell'osteopatia, e notevolmente sviluppato da Limpicott, Baker, Wales, eccetera, eccetera. Chi lo diceva? Crow nel 2011, quindi potete andare a vedere anche qualche ricerca. Tuttavia, il contributo maggiore e il suo sviluppo è arrivato da Sutherland, che è il padre dell'osteopatia craniale. Ma perché? Perché lui è uno di quelli che ha cercato poi la palpazione fine per i movimenti ritmici cranici e per i movimenti fluidici. Ok, le tecniche di BLT furono pubblicate originariamente nel 1949 nello Yearbook of the Academy of Applied Osteopathy, quindi in realtà sono molto molto vecchie. Vi lascio poi un'indicazione per andare a vedere che cosa possono trattare, per cosa sono indicate le tecniche BLT: lesioni articolari, disfunzioni articolari, dolore pelvico, coccigodinia, tenosinovite, fascite plantare, sindrome del piede cadente, congestione linfatica, osteoporosi, eccetera, eccetera, eccetera. Insomma, potete usarle un po' dappertutto, tanto tessuti da liberare ce ne sono, quindi. L'operatore disimpegna, esagera, bilancia e mantiene le tensioni membranose fasciali e viscerali fino a quando cedono fasciali e viscerali. Quindi in realtà la BLT possiamo anche andare ad usarla per bilanciare una tensione di tipo viscerale. Il loro punto di bilanciamento fisiologico può venire meno, essere stato spostato altrove, alterando la circolazione dei fluidi, come a livello traumatico, a livello infiammatorio, a livello cicatrizzale. Ogni infiammazione crea densità della fascia, un aumento della fibrosi e quindi di fatto un minor scorrimento dei piani fasciali, dei liquidi al loro interno. Secondo livello coinvolto, l'operatore può connettersi al liquido cefalorachidiano, linfatico, interstiziale o arterovenoso in modo da guidare i fluidi verso un punto neutrale. Questo lo diceva Magoon nel 1976. Quindi in realtà, come vedete, dobbiamo unire poi tutti i punti. Da un punto di vista fisiologico, sembra che i meccanocettori afferenti presenti nei legamenti possano stimolare un riflesso legamentoso muscolare, il quale può esercitare un effetto inibitorio sui muscoli connessi all'articolazione. Solomonow 2009. Gli strain articolari possono alterare questo normale ruolo propriocettivo del complesso capsulo-legamentoso, bloccando l'attivazione del riflesso muscolare. Di fatto ci sono anche tante tecniche muscolari, attive e passive, che aiutano questo tipo di liberazione di meccanismo. Come risultato, i segnali corrotti dei meccanocettori possono produrre uno stress più alto, l'infiammazione del tessuto connettivo e neurale e, nel tempo, un dolore cronico. Punjabi 2006. Quindi, anche qui, il dolore cronico va valutato sempre in funzione anche di disfunzioni meccaniche. Quindi non possiamo pensare a un dolore cronico sempre solo dovuto a un'infiammazione generalizzata, a problematiche artritiche, a problematiche di natura medica. Bisogna guardare anche la struttura, perché se alterata altera tutto il circolo e più va avanti peggio è. L'attivazione dei meccanocettori nei legamenti può avere effetti sia sull'apporto sanguigno locale sia sulla viscosità del tessuto, quello che vi ho detto prima, con ripercussioni locali e sistemiche. Schleip 2003. Può calmare l'input nocicettivo dell'area trattata fino al livello spinale facilitato. Quindi che cos'è che si fa? Si interrompe un circolo vizioso o forse virtuoso a livello di tessuto, midollo spinale, tessuto. Ok? Interrompendolo si ritrova un'omeostasi del tessuto. Lo stesso Sutherland, 1998, si riferiva all'impulso ritmico cranico come una marea che si propaga lungo tutto il corpo, inclusi i fluidi, in modo da creare un flusso di liquido interstiziale che bagna ogni cellula. E questo concetto è stato recentemente incoraggiato dai risultati della ricerca. Vi lascio il nome di questi due perché sono impronunciabili, ma è una ricerca del 2013. E per ultimo, lo strain dei fibroblasti può avviare una cascata di eventi che attenua gli effetti pro-infiammatori, mentre contemporaneamente stimola le vie di segnalazione antinfiammatorie. Suzaki et al. 2003. Quindi in realtà di studi ce ne sono tanti, poi che siano fatti perfettamente, che il numero di pazienti sia così ampio da giustificare tutto quello che viene detto. Gli studi sono stati fatti con un trattamento osteopatico mirato, personalizzato, oppure con una tecnica specifica riutilizzata per tutta quella serie di pazienti. Cioè, è difficile riuscire a fare degli studi sul trattamento osteopatico. Sulle tecniche osteopatiche si può fare, però in realtà il trattamento osteopatico non è un insieme di tecniche, sono delle tecniche studiate e valutate in funzione della persona. Quindi
Con questo vado a concludere il video, che è lunghissimo oggi, però di fatto abbiamo spiegato bene un po' di cosette. I libri ve ne farò vedere altri nei prossimi giorni, e con questo niente, vi saluto, ci vediamo nei prossimi giorni. Ciao e buona quarantena.